Non ci posso credere. Ti do un sacchettino o no? Ti do la non carta. Ci posso credere. Ciao ragazzi. Pronto? Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzoni, buongiorno. Non è così presto. Non è così presto. Ah, perché sono già le 8:30. Merda. Ah, aspetta, per l'altro non ho modificato il titolo della live. Allora, la settimana scorsa qui abbiamo trovato i libri della Disney, veramente molto belli. 4 libri Disney del 1964, pagati 10 euro, con tutte le illustrazioni originali e tutte le varie cose. Guarda che macchina giga. Dove? Ah, molto carino. Molto bello. What the fuck? L'orologio. Carino, budget di oggi? Il budget non c'è mai, raga. Se si trova una roba interessante, si prende, punto. Che è questa roba qua? 10 in 1 survival kit, Nintendo DS Lite. Pensa a te. Se vuoi vedere i vestiti, buttati a vedere i vestiti, eh. Ah, sono da uomo. Merda, il portacandela. Merda. GGR 1910 brevettato. Qua un portacandela vero. Anche questo, figo. Questo va in giro con i portacandela. Il pane. Che cazzo te ne fai del pane finto? Lo metti lì. Lo metti lì perché? Per fargli prendere la polvere lo metti lì. Per toccare questo quello bianco, toccalo se non è morbido. Morbidissimo. No, devi far così. Ma io non tocco in quel modo lì. Vorrei dire le parolacce, vorrei dire le bestemmie, ma oggi non lo faccio. Ma che c'è gente sulle strisce, chi se ne frega, passiamo noi comunque. Andiamo raga. Signori, vi faccio vedere l'acquisto della Pami. Attenzione, 5 euro. La Pami si è comprata questo. Un cartellino, quello che si appende. Un pixie col cartellino. Mangiamo la fondue stasera? C'è quella pizza del cazzo che... Merda, la pizza del cazzo di ieri! Io gli ho detto, la prossima volta devo venirla io a bestemmiare. Allora, innanzitutto non siamo aggressivi. Prendo la pizza con poco pomodoro e mozzarella, c'è due volte che me la fanno con tanto pomodoro. Normale, con pomodoro che mi fa cagare. Proprio te la annaffiano, figa di pomodoro. La volta prima... Ricordati sempre che c'è gente che muore di fame e tu hai la fortuna di poter mangiare una pizza. Quello che ti viene dato lo mangi. No, cioè mi fa cacare. Non insultare il cibo. Oh, se a me non piace, non piace. Posso dire i miei pensieri, non rompermi i marroni. Nessuno dice che non puoi dire i tuoi pensieri, però certo. Mangi. Non ci posso credere. Ti do un sacchettino o no? Ti do la non carta. Ci posso credere. Eccolo qua, allora, quello no, che cercavo. Ma come vai? Il nave in traletto? No, è vero. Ah, è vero. E quindi come fai? Grazie, Neo. Grazie. Ciao, bello. Poi vedi come no, ho fatto una macchina. Ah, ecco. Non ci credo. Ah, vai. Bello, bello, bello. Sì. Guarda l'anno. Sennò prima pagina, prima pagina. Sì, senza rovinarlo, senza rovinarlo. Sì. Eccolo qua. Perfetto. Del Mondadori, Mario Gentileni. Sì. 1984, questa è la prima ristampa. Bello, molto bello. Molto carino. La prima stampa è bianca. Mia zia c'ha la prima stampa bianco del 1970. Bello comunque, bellissimo. Io Topolino e io Paperone. Questo veniva spedito nell'84 agli abbonati. Eccolo qua, Topolino nel 28, nel 30, nel 68. Che roba. Mini. Minchia Orazio. Pippo. Aio. Minchia, Paperino nel 34 faceva paura, nel 35 l'hanno fatto così, nel 69 l'hanno cambiato. Ah. Sto bene, cazzo, sono rinato. Siamo tornati ai minimi, alla minima soglia di allerta, 0 su 10 in questo momento. Che acqua di merda. Allora, innanzitutto non devi insultare l'acqua che io bevo. Ho fatto una sim che pago 40 euro al mese, 40 euro al mese. Mi garantiscono 47 giga di roaming. Porca puttana, io sti 47 giga di roaming non li vedo. Devo far vedere questa carta, ragazzi.
Cosa gli sta facendo vedere? Il Pikachu. Ma basta Pikachu, basta. Guardate che bella che è questa carta, raga, cosa ne dite? Ma cosa stavo pensando? Magari chiamo qualcuno per una partita calcetto. Poi mi sono ricordato che nel 2000... ma ha avuto problemi con la schiena, non importa, mi è arrivato a casa tutto il moribondo, cazzo. A 24 anni. A 24 anni è arrivato a casa, ma non ho la schiena, non ce la faccio più, che male. Figurati a 36. Oggi mercatini molto piacevoli, perché non faceva caldo, adesso piano piano... Incominciamo ad entrare nel periodo quello freddo brutto, raga. Freddo brutto nel senso che qua quando andremo a fare i mercatini quest'inverno sarà tosta, raga. Dove c'è la condensa che ti esce quando parli, dove ci sono 2 gradi e tu sei in giro e non vuoi tirare fuori le mani per vedere la roba, ma lo devi fare perché cerchi i tesori. Biscotto della fortuna. Avete un obiettivo ben preciso e nessuno vi può fermare. Easy. Signori, abbiamo preso delle carte gradate, prego. Signori, Drattini set base, prima edizione PSA 9. Attenzione, seconda carta. La cicciotella. Signori, Jinx. Eccolo qua, Jinx PSA 9, ragazzi, Pop 8. Ma sono nuove queste gradazioni? Dipende, guarda il numero di serie. Perché sono diverse da Drattini. No, Drattini è molto più vecchio, 5, questa è 8. Attenzione, ce n'è un'altra. Nidorino. Attenzione, non mi ricordo. Nidorino. Pop 8, anche il Nidorino, ragazzi. Olè. La penultima carta addestramento che mi mancava, ragazzi. Pokédex PSA 9, prima edizione. Anche questa, vi giuro, difficilissima da trovare ed è un Pop 7. Olè, Weedle, prima edizione PSA 9, anche questo, raga. Oh, ho dei contatti Kakuna, privati. Kakuna. Merda, Kakuna, signori. Kakuna. 33 mint. Kakuna PSA 9, 33 ed è un Pop 5. 7 carte che entrano di diritto nella mia collezione, 7 PSA 9, ed eccole qua, ragazzi. Doduo, Kakuna, Weedle, Pokédex, Nidorino, Jinx e Drattini. Questa passione Gin Tonic dipende sempre da quale tipo di carte vuoi prendere. Queste sono proprio le primissime stampate in assoluto. Non so, Fantox, ho detto che non dico quanto le ho pagate, quindi... Ma non è giusto. Vi ringrazio per aver guardato la live. Grazie, ragazzi. Vi auguro chiaramente... in nostra compagnia. Esatto, ragazzi. Vi di passare... una buona domenica, anche se qua tuona adesso. Qua tuona, però sì. Vabbè, non dovrebbe piovere troppo. Vi diamo un abbraccio, un bacione grande e con lui vi ritrovate domani mattina alle 8:30 sul suo canale.